Ragazzi, e benvenuti in questo video. Torniamo a parlare di Lega Basket Serie A perché si è conclusa la regular season 2018-2019 e quindi sono stati emessi i primi verdetti. Primi verdetti ieri mattina con l'assegnazione dei premi individuali per quanto riguarda la stagione regolare. Invece, per quanto riguarda la griglia playoff, grande attesa nell'ultima giornata. C'è l'attesa per la partita tra Brindisi e Trento che poteva dire molto per quanto riguarda la griglia playoff. Griglia playoff in cui vanno Trento come sesta posizione, settima posizione per l'Alma Trieste di coach Dalmasson, ottava invece la Citygas Alvelino che riesce almeno a salvare il salvabile per la squadra allenata da Vucinic e del GM Alberani. Per quanto riguarda invece i playoff, beffate le due lombarde Varese e Cantù fuori dai playoff. Per quanto riguarda l'Acqua San Bernardo, per come si era messa la stagione, un grande risultato. Per Varese forse c'è un po' da rimpiangere, visto la stagione che poteva comunque garantire qualche soddisfazione in più per la squadra allenata da coach Attilio Caglia. Per quanto riguarda la zona invece salvezza, si salvano Reggio Emilia, Pesaro, Pistoia e le tre squadre che forse hanno lottato di più per salvarsi. Invece va in A2, torna in A2 dopo pochissimi anni, invece la FIA Torino. L'Axilium Torino torna in A2 per quanto riguarda la penalizzazione, è una retrocessione d'ufficio, mi verrebbe da dire, per quanto riguarda questa annata. Campionato falsato, Petrucci ha detto assolutamente no. Io penso che la gestione sia di Cantù in primis che di Torino in questo fine di stagione potevano essere gestite molto meglio. Ecco, questi episodi non devono succedere perché comunque danno instabilità al sistema. Peccato per Torino, una piazza importante, una piazza che questa stagione l'ha vissuta in due maniere. Prima la grande partecipazione alla Final Four di Supercoppa, la partecipazione in Eurocup, poi un roster costruito con un grande allenatore come Brown che arrivava dal mondo USA della pallacanestro e poi man mano forse qualcosa è andato storto. Sicuramente la gestione Brown non è andata come si sperava, non è stato costruito un roster all'altezza per puntare ai playoff, alle posizioni alte. L'Eurocup è stata comunque una competizione molto molto difficoltosa. Tutte sommate queste cose hanno portato al presidente Forni a dare comunque la realtà della gestione, era veramente una gestione sbagliata sin dai primi anni, secondo il mio punto di vista, perché comunque non vai a accumulare queste perdite in pochissimo tempo. Quindi secondo me per la gestione sbagliata dell'ex presidente Forni sono state fatte veramente delle cose abbastanza, diciamo, fatte male. La gestione di Torino è stata comunque gestita molto molto male. Poi l'arrivo di Gerasimenko, la mancata fiducia a Gerasimenko, ecco ragazzi, sono successe veramente tantissime cose, quindi da dimenticare comunque la gestione sia della Pallacanestro Cantù sia della FIAT Torino. E archiviamo questo argomento, passiamo ai premi individuali di questa stagione, andiamo a commentarli insieme perché sono stati assegnati ieri mattina dalla Lega Basket. L'MVP della stagione, a sorpresa dal mio punto di vista, è Andrew Crawford. Non perché non se lo merita, perché comunque è un giocatore che ha già vinto l'MVP della Coppa Italia nelle Final Four vinte, nelle Final Eight vinte dalla Vanoli Cremona lo scorso febbraio. Non perché non se lo meritava Andrew Crawford, grande protagonista della cavalcata della Vanoli fino al secondo posto, sicuramente. Ma secondo me l'MVP doveva essere un discorso a due tra Davon Jefferson della Pallacanestro Cantù e Mitchell Watt per le cifre fatte registrare. Comunque, grande stagione per Andrew Crawford, quindi vince il giocatore migliore della Serie A, quindi l'MVP stagionale. Il giocatore rivelazione diceva John Brown, terzo di Brindisi, meritato, meritato assolutamente dopo le due stagioni in A2 con la maglia della Virtus Roma e della De'Longhi Treviso, maglie pesanti. Ecco il salto di categoria con l'Happy Casa Brindisi. Era la prima esperienza per John Brown nel piano superiore della massima serie della Serie A. Grande, grande, veramente annata per l'ex centro della Virtus Roma e della De'Longhi Treviso. Per quanto riguarda il migliore italiano, invece va Riccardo Moraschini, premio meritatissimo. Moraschini meriterebbe anche una convocazione, secondo me, per quanto riguarda il Mondiale. Secondo me sa giocare tranquillamente perché comunque ha fatto una grandissima annata da panchinaro a Trento a grande protagonista con l'Happy Casa Brindisi. Miglior allenatore va invece a Romeo, Meo Sacchetti, l'allenatore della nazionale e anche soprattutto della Vanoli Cremona, vince l'allenatore dell'anno, non solamente per il successo in Coppa Italia, non solamente per il secondo posto in classifica, ma per un sistema veramente perfetto, quello della Vanoli Basket Cremona.
Per quanto riguarda il miglior dirigente, invece va a Simone Gioffre, giusto anche in questo caso perché la stagione dell'Happy Casa Brindisi è da incorniciare. Under 22 invece va l'americano playmaker tra Torino e Cantù, Tony Carr. Anche in questo caso, secondo me, commento questo premio sicuramente con molta, diciamo, approvazione, perché Tony Carr comunque è stato uno dei grandi protagonisti sia in maglia Torino sia in maglia Cantù. Per quanto riguarda il miglior difensore, invece va al giocatore ex Monaco, attuale giocatore della Dolomiti Energia Trento, Aaron Kraft. Giusto perché comunque con il suo arrivo Trento ha cambiato marcia e anche grazie alla sua difesa, alla sua invenzione, Torino e Trento è in questo momento la sesta forza del campionato. Andiamo a vedere quali sono stati i risultati della classifica e poi commentiamo la griglia playoff con il mio bracket e i miei pronostici per quanto riguarda il primo turno. È una puntata un po' diversa questa di Lega Basket perché dobbiamo commentare il finale di stagione. Allora partiamo subito con i risultati. Risultato importante per Dolomiti Energia Trento che batte per 81 a 76 l'Happy Casa Brindisi in Puglia. Grande successo per la squadra di Buscaglia. Vittoria della Reier 86-70 contro la Germani Basket Brescia. 73-88 per Avellino contro Pistoia in trasferta. Vittoria che vale al senso dei playoff. Vittoria di Bologna contro Varese 84-72. Vittoria di Sassari contro Cantù per 87-81. Vittoria al photo finish della Griffin Ball Reggio Emilia contro la Vanoli Cremona per 82-81. Vittoria in Torino nella sua ultima partita in Serie A per quanto riguarda contro Pesaro per 93-71 e vittoria dell'Armani Exchange Milano per 93-88 contro l'Alma Trieste. Andiamo a vedere anche subito immediatamente la classifica e poi diamo i top, i flop per quanto riguarda quest'annata di Lega Basket Serie A. Prima in classifica Milano con 46 punti, poi c'è la coppia in seconda e terza posizione. Vanoli Basket Cremona e Reier Venezia, posizionate a 40 punti in graduatoria. Poi c'è un'altra coppia, quarta e quinta posizione, Sassari e Brindisi. Sassari è davanti a Brindisi per la difesa negli scontri diretti. Trento chiude sesta con 34 punti, 32 punti per Trieste, Avellino, Varese e Cantù. Quindi quattro squadre sono state accumulate 32 punti, però per la classifica Bulls e i playoff va Trieste come settima forza, ottava Avellino. E quindi fuori dai playoff le due lombarde, Varese e Cantù. Per quanto riguarda Bologna, chiude undicesima posizione con 30 punti, 28 per Brescia, 18 quelli di Reggio Emilia, 14 quelli di Pesaro, 12 quelli di Pistoia. Chiude ultima posizione invece la Fiat Torino con 8 punti di penalizzazione segnati la settimana scorsa e decisivi per quanto riguarda la graduatoria della retrocessione. Adesso andiamo a vedere i top e i flop di questa annata secondo il mio punto di vista. Allora, top secondo me Cremona, Brindisi e Trieste. Adesso ve lo spiego il perché. Sicuramente Cremona per la stagione secondo posto in Coppa Italia è una stagione perfetta, adesso bisogna confermarsi nella post-season. Brindisi per l'annata che ha fatto, nessuno se lo poteva immaginare così in alto l'Happy Casa Brindisi. Trieste perché è una nuova promossa in Serie A, erano 5 anni, esattamente 5 anni che una squadra neopromossa non finiva la propria stagione ai playoff. Da Dolomiti Energia Trento che il primo anno di Serie A andò a sfidare Sassari, la Sassari del triplete per quanto riguarda il playoff scudetto, quindi grande impresa per la squadra di Dalmasson che al primo anno di Serie A finisce la sua, diciamo, stagione al settimo posto e quindi affronterà i playoff scudetto, grande ritorno in Serie A per l'Alma Trieste anche in tante difficoltà. Quindi ragazzi possiamo vedere anche i flop di questa stagione: Avellino sicuramente che chiude ottava il proprio campionato, Virtus Bologna l'ho messa ragazzi perché per quanto riguarda il campionato è stato un flop clamoroso, invece per quanto riguarda la Champions League a un certo punto della stagione hanno puntato in Champions, hanno puntato la Champions League perché comunque è stata una grande cavalcata ed è giusto premiare Bologna soprattutto per il successo in Basketball Champions League, ma per quanto riguarda il campionato ci si aspettava sicuramente una qualificazione alla post-season, mancata per il secondo anno consecutivo. E poi chiudo con Pistoia che si salva, ma per il rotto della cuffia direi perché è stata un'annata veramente di grande, grande difficoltà. Un roster, ripeto, non adeguato per affrontare un campionato di Serie A e quindi sicuramente, secondo me, è una delle squadre flop delle stagioni. Poi bisogna comunque anche fare una parentesi per le gestioni malsane di
Cantù e Torino, che comunque hanno rischiato veramente tanto. Torino rischia tuttora, Cantù invece con la nuova proprietà si è messa al sicuro. Andiamo a vedere anche il, diciamo, bracket, il pronostici per quanto riguarda i playoff. Milano-Avellino, partiamo da questa serie, secondo me arriverà una 3-1 per le scarpette rosse. Nella parte bassa della parte sinistra del tabellone, e andiamo avanti con Sassari contro Brindisi, quarta forza contro quinta forza del campionato. Qui secondo me il fattore campo sarà determinante, quindi dico 3-2 per la squadra allenata da coach Pozzego, quindi 3-2 per quanto riguarda Sassari. Nella parte sinistra, parte alta del tabellone, Cremona contro Trieste, dico un 3-1, un 3-0 per la squadra di Meo Sacchetti. Troppa differenza, secondo me, anche dal punto di vista mentale tra le due squadre. Ok, Trieste non ha nulla da perdere, ma per quanto riguarda il playoff, secondo me, vedo favorito sicuramente la squadra di Meo Sacchetti. Quindi 3-0 per Cremona, oppure 3-1 se arriverà una gara, per quanto riguarda in casa, solamente al Pala Trieste. Per quanto riguarda la serie, forse, che ci si aspetta, che l'aspettano gli appassionati di basket, l'aspettano più di tutti. Ragazzi, stiamo parlando di Venezia contro Trento per l'atto terzo di questo scontro infinito. Dopo lo scontro in finale del 2016, nel 2017, lo scontro nel 2017 in finale, nel 2018 in semifinale, adesso scontro nel 2019 ai quarti di finale. È la cosiddetta bella di questo scontro, che in questo momento è uno pari, una vittoria per Venezia in finale, una vittoria per Trento in semifinale. Adesso sarà il quarto di finale che forse decreterà la vincitrice di questo scontro infinito tra Venezia e Trento. Che serie mi aspetto? Sarà molto fondamentale il fattore campo per Arayer. Vincere le due partite iniziali sarà veramente fondamentale. Spero di essere al taglierzo per almeno una delle prime due gare che si giocheranno o domenica o martedì, quindi o domenica o martedì. Spero di essere al tagliaccio per vedermi almeno una gara di playoff di questo quarto scudetto contro Trento, perché comunque sarà grande attesa per questo diciamo quarto di finale che ci aspettiamo sarà anche il più equilibrato della serie. Quindi mi aspetto un 3-2 per la Rey e un 3-1 ahimè per la Dolomiti Energia Trento. Saranno fondamentali le prime due gare della serie, perché andare 2-0 sarà un concetto, andare invece con uno sull'uno a pari sarà veramente un'altra, diciamo, difficile impresa per questa Rayer, che comunque in questa annata sta un po' deludendo. In questo momento le due squadre che arrivano in playoff arrivano con due stimoli completamente diversi, con due preparazioni completamente diverse. Secondo me Trento in questo momento è lanciata, invece per quanto riguarda la Rayer deve lavorare e pensare solamente a migliorare, diciamo, le cose che non hanno girato in regular season. Quindi ragazzi, comunque è un grande diciamo, appuntamento con i playoff. Andiamo avanti con il bracket. Milano-Sassari, dico Milano in 4 gare, quindi 3-1. Invece tra Cremone e Venezia dico 3-1 per quanto riguarda la Reier. Finale Milano contro Venezia, 4-1 per le scarpette rosse di Simone Pianigiani. Questo è il mio pronostico per quanto riguarda lo scudetto 2019. Andiamo a vedere nel dettaglio anche le gare che si sono giocate ieri, quindi partiamo subito sicuramente da Brindisi-Trento, che poi è stata una partita decisa nell'ultimo quarto, visto che si è aperta il quarto periodo con il punteggio di 60 pari. Non è bastato il solito Adrian Banks da 12 punti, 6 rimbalzi, 2 assist. Bene anche Moraschini con 17 punti, 12 punti per Wes Clark, 15 punti per John Brown, che quindi festeggia nel migliore dei modi il premio di rivelazione dell'anno. Per quanto riguarda la Dolomiti Energia Trento, 17 punti per Devon Marble, 16 per Toto Forai, 14 per Diego Flaccadori, 4 punti, 7 rimbalzi e 5 e anche e 2 assist per Aaron Craft, 14 per Beto Gomez. E con 8 rimbalzi, 14 punti e 10 rimbalzi per Dustin Ogwe. Queste sono le statistiche per quanto riguarda la Dolomiti Energia Trento, che quindi, espugnando la Puglia, si qualifica con il sesto seeding per quanto riguarda i playoff scudetto. Andiamo invece a Pistoia, perché Pistoia perde ma si salva sul campo grazie anche alle ultime giornate. Quindi possiamo dire che il mandato di Paolo Moretti sia ben superato, perché è riuscito a salvarsi. Per quanto riguarda Pistoia, 8 punti per Riccardo Bolpin, 3 punti per Della Rosa, 8 punti per LJ Peak, 8 punti per Andrea Corazzariol con 5 rimbalzi, 7 punti per Mesicek, 12 punti per Odum, 21 punti invece per Tony Mitchell. In casa si dica Savino, MVP sicuramente l'ex capitano di Cantù, Ike Udanò, con 15 punti, 13 rimbalzi, 2 assist.
4 punti per Nichols, 8 punti per Ariel Filloi, 21 punti per Damonte Harper, 22 per Kiefer Skies, 22 punti per Skies, 21 per Harper. Sono i migliori realizzatori per quanto riguarda la City Gas Avellino, che quindi sbancando la Toscana si qualifica con l'ottavo seeding per i playoff. Scudetto, vittoria importante invece per Sassari in casa al Palasera di Migni contro l'Acqua San Bernardo Cantù. Qui serve una rimonta nel finale per centrare la nona vittoria consecutiva della Dinamo Sassari. Dinamo Sassari veramente non perde più. 15 punti in 35 minuti per Marcus Pisso con 6 rimbalzi e 4 assist, prova monumentale la sua. 4 punti per Justin Carter, 11 punti per Deshaun Pierre con 6 rimbalzi, 16 punti per Rashawn Thomas con 5 rimbalzi, 17 punti con 4 rimbalzi invece per Achille Polonaro. Chiude in doppia doppia in 30 minuti di gioco invece Jack Cooley, 19 punti, 13 rimbalzi. Per l'Acqua San Bernardo Cantù chiude con 25 punti Frank Gaines, 15 punti e 12 assist per Tony Carr con anche 2 rimbalzi, 6 punti e 7 rimbalzi per Blakes, 24 punti e 8 rimbalzi invece per il possibile candidato MVP Devon Jefferson. Queste sono le statistiche per quanto riguarda l'Acqua San Bernardo Cantù, sconfitta e eliminata dai playoff per quanto riguarda l'ultima giornata. Queste sono state le partite che ho voluto analizzare perché erano le partite più importanti per quanto riguarda la zona, diciamo, dei playoff. Le altre comunque più o meno erano già, diciamo, delle sfide già che con meno importanza, visto che erano l'ultima giornata di regular season. Andiamo a parlare assolutamente anche di Serie A2, perché in programma mercoledì c'erano 5 gare, 5, scusate il gioco di parole, 5 belle per decretare quali erano gli accoppiamenti dei quarti di finale. 5 vittorie casalinghe su altrettante gare, vince Treviso, vince Treviglio, vince anche Rieti, vince anche Bergamo e vince infine anche Montegranaro, quindi 5 successi in casa in altrettante gare per quanto riguarda questi playoff di Serie A2. E invece nella serata di ieri, grande vittoria per Capodorlando che si porta 2-0 e 5-0 in totale per quanto riguarda il quarto di finale della promozione in Serie A. Capodorlando convince, batte 85-75 a Biella e si porta 2-0 nella serie playoff contro i Lombardi. Grande, diciamo, serata per il duo Trinch Parks, grande protagonista per quanto riguarda la stagione di Capodorlando dell'Orlandina Basket. Domani in campo un'altra squadra con Treviso che conduce 1-0, conduce 1-0 in trasferta, quindi con il campo a favore invece la Scaligera Verona contro Treviglio, invece vittoria per 1-0 di Montegranaro in questo momento contro Bergamo, sempre nei playoff di Serie A2. Quindi ragazzi, comunque i playoff stanno iniziando, l'appuntamento per i playoff di Serie A sarà sabato con la prima partita tra Milano e Avellino, gara 1 si giocherà alle ore 19, poi invece per quanto riguarda la terza forza del campionato, la Raier Venezia giocherà domenica alle ore 20.45 contro la Dolomiti Energia Trento per gara 1 dei quarti di finale. Ancora una volta Venezia-Trento, ancora una volta il grande basket sarà protagonista al Taglierzo per quanto riguarda questi playoff scudetto. Io comunque vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.